Mi chiamo Andrea Varani, sono un fotografo di moda e oggi passeremo una giornata insieme a World Fashion Channel. State con noi, vi divertirete. Buongiorno a tutti. Ciao Whisky. Ciao. 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 Buongiorno. Ciao Audrey. Ciao Andrea. Come stai? Bene, tu? Siamo allo studio Baobab di Milano, dove vengo molto spesso e sempre volentieri a lavorare. La passione per la fotografia mi è stata trasmessa da mio padre. Avevo 20 anni quando ho iniziato a fare il fotografo e ho capito fin da subito che quella sarebbe stata la mia strada. Come tutti i ventenni, mi piacevano le ragazze, mi piacevano le donne. Le modelle che vedevo sui giornali mi facevano impazzire. Ho iniziato a sperimentare con amiche, così dopo aver fatto un po' di esperimenti quasi in casa, mi sono proposto a qualche operatore del settore e qualcuno ha scoperto il mio talento e è andata bene. La fotografia di moda è diversa da altri tipi di fotografia perché devi costruirla in qualche modo. La maggior parte degli altri tipi di fotografia invece devi cogliere più l'attimo. Vedi nella fotografia sportiva, nella fotografia di natura. Quella di moda va più creata, pensata e realizzata. Il photoshooting che tuttora mi rende più orgoglioso è quando l'abbiamo realizzato per Harper's Bazaar e nel Bhutan. E alle pendici dell'Himalaya. E abbiamo fatto delle foto bellissime in questo paese che non a torto chiamano il paese della felicità. Devo dire, credo di averci lasciato anche un pezzettino di cuore. Questo è il catalogo della mostra fatta alla Triennale di Milano. È un po' un sunto di 10 anni di lavoro. È una sorta di diario di viaggio questo libro per me. Quindi ogni fotografia mi ricorda un momento, un posto, delle persone. Queste sono le isole Lofoten e c'era luce per 4 ore, però quella poca luce che c'era era sempre bellissima. E qui siamo a 5.300 metri d'altitudine sull'Himalaya. A quelle altitudini l'ossigeno è molto rarefatto e hai bisogno, non avendo una grande preparazione, hai bisogno di usare delle bombolette di ossigeno. Adesso avremo un casting, è fondamentale vedere di persona, conoscere di persona, perché oggi purtroppo da un book non puoi più giudicare. Io direi di andare, non facciamolo aspettare perché sotto la settimana della moda non sarà l'unico casting che hanno. Girl, hi. Thanks for coming and thanks for your time. Let's go to casting. Anche prima di arrivare al photoshooting, di aver organizzato tutto perfettamente, quasi in modo maniacale. È come in cucina, se non hai gli ingredienti giusti non riesci a fare un buon piatto. La modella ideale preferisco che sia meno bella ma brava, perché una modella brava si conosce, riesce a darsi e riesce alla fine a far parte della foto che sta realizzando. I'm very happy to meet Andrea Varani. Like, this is, I think, one of the most famous photographers from Milan, Italy, and I really hope that I'm gonna get this casting and have some jobs with them, because I think each model is gonna be really proud to have his pictures in her book for her portfolio. Yeah, that's a good opportunity. Can I have some picture view? Siamo usciti sul tetto dello studio per raccogliere la luce del sole, che è sempre la più bella, e abbiamo fatto un test che mi servirà per valutarla, dato che ho visto il movimento, si muove molto bene, ha una bella personalità, una bella attitudine all'approccio fotografico, si conosce molto bene e credo anche che con lei faremo dei buoni lavori insieme. Hello, my name is Amanda Santos, I'm from Brazil. I stay here in Milano for the casting. I like the photoshoot today. I love it.
La celebrity con la quale è stato più interessante lavorare è stata Diane Kruger, ma forse perché prima di fare l'attrice ha fatto la modella. Ho lavorato più di una volta con Chiara Ferragni, l'ultima per una copertina per Madame Figaro Spagna. Chiara, oltre ad essere molto bella, è anche molto intelligente. Ha un modo di fare che aiuta tutte le persone che sono sul set, per spontaneità, per leggerezza. Mi sono sempre trovato molto bene con lei. La settimana scorsa abbiamo lavorato con Bianca Balti. È il sogno di tutti i fotografi poter lavorare con una donna come Bianca. Bianca è molto riservata, è molto professionale, non sbagli una foto con lei. È facile lavorare con donne così. Il cast è andato molto bene e ho visto molte ragazze interessanti. Lei è molto interessante. Anche lei. Bella. Beauty bellissimo. Mi chiamo Nicola Moretto e sono l'assistente di Andrea da ormai una decina d'anni. Devo dire che con Andrea mi sono trovato dal primo momento perché intanto condividiamo lo stesso gusto, poi è una persona straordinaria. Sento per adozione anche ormai un po' milanese, anche se per quello che è il mio carattere vivere in città per me non è il massimo. Siamo di fronte alla Triennale di Milano, entriamo a berci un caffè a vedere lo spazio interno. Nella mia carriera uno dei momenti più felici è stato quando sono stato invitato ad esporre il mio lavoro alla Triennale di Milano. Quando ho ricevuto quella telefonata non potevo crederci. La mostra si chiamava Itinerari di Moda perché era un po' un racconto di una fusione fra la moda e il viaggio, che è probabilmente il genere di fotografia che mi caratterizza di più come professionista. Siamo nel giardino della Triennale, quello che si affaccia sul parco, e stiamo aspettando Olga, la ragazza selezionata al casting, per un test fotografico da proporre al cliente. Sarebbe lei la scelta mia per questa campagna pubblicitaria. Eccola che sta arrivando. Ciao! Ciao! Nice to see you again. Thank you. Nice to see you. L'immagine più importante, quella che caratterizza una giornata di lavoro, difficilmente arriva, la trovi all'inizio della giornata. È difficile perché ancora devi prendere un po' il passo, e la modella stessa si deve sciogliere, tu con lei, e qui c'è da prendere quella confidenza che poi ti porta a un approccio del lavoro più sereno. E il ghiaccio ormai è rotto e ognuno di noi dà il meglio. E quindi non è possibile all'inizio, come non è possibile avere la foto migliore alla fine di uno shooting, perché dopo una certa ora subentra la stanchezza, subentra insomma, anche il trucco non è più lo stesso, i capelli non sono più gli stessi e nemmeno il fotografo è più lo stesso. Qui siamo proprio nel cuore di Milano, nel centro, nella Galleria Vittorio Emanuele, sullo stemma della città. E qui è sempre pieno di gente, tutti i giorni dell'anno. La fotografia per me è la mia vita, insieme alla mia famiglia è la mia vita. Io ho iniziato con la fotografia in bianco e nero, l'ho amata tantissimo e l'amo tuttora. Oggi le commissioni di lavoro invece sono soprattutto come richieste colore.
Il bianco e nero da una parte credo sia più facile e lascia spazio anche all'immaginazione di chi guarda la foto. Il colore invece completa l'opera. La donna perfetta non credo che esista, o perlomeno me lo auguro. L'immagine perfetta, in due parole, è un equilibrio di forme e colori. Siamo in Piazza del Duomo adesso, di recente ho lavorato qui, abbiamo fatto sempre un servizio di abiti da sposa. È capitato di fare una foto molto simpatica, perché mentre la ragazza scendeva è successo che sono arrivate tre suore carinissime che salivano le scale e si sono messe a sorridere guardando la modella. Sono Andrea Varani, vi ringrazio di essere stato con me tutto il giorno con World Fashion Channel e spero di rivedervi ancora qui. Grazie.